Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025 ha lo scopo primario di armonizzare le strategie messe in atto nel Paese per garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito, livello socioculturale e status giuridico, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione. Il giudizio sul piano e sul suo percorso di attuazione nel commento di Elisabetta Alti, del Board Vaccini, della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Gli aspetti positivi di questo piano nazionale di prevenzione vaccinale è che è un piano che, come detto, no, life course, che dura tutta la vita, quindi non è limitato a consigliare e a proporre delle vaccinazioni per la popolazione infantile, ma si occupa di tutte le fasi della vita, anzi vi è un focus aumentato proprio per le popolazioni che sono sempre le solite, i pazienti anziani e le popolazioni a rischio, per le quali sono proprio previste e indicate tutte le vaccinazioni necessarie per poter avere una qualità della vita degna di essere vissuta, perché poi il raggiungimento, la vaccinazione ha come scopo quella di vivere bene, sicuramente non di fare la vaccinazione, di continuare a vivere in assenza di malattia. Quindi, detto questo, questo è il punto di forza. C'è un forte richiamo, che è stato anche il richiamo che è avvenuto nelle scorse settimane da parte del direttore, il professor Vaia, della prevenzione del Ministero della Salute, a coinvolgere i medici di medicina generale, in modo da poter fare quel salto di qualità su tutte le vaccinazioni, quindi adolescenza, quindi giovani, giovani adulti, per esempio categorie che per condizione sono più fragili, quali per esempio le donne in gravidanza, che devono avere le vaccinazioni per proteggere se stesse e il bambino, gli anziani e i malati cronici, con una offerta attiva a livello dei nostri studi della vaccinazione.